Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia Davide Chiara Channel. Bene, oggi vi preparerò una video ricetta semplicissima. Gli ingredienti sono... Allora, gli ingredienti fondamentali sono questi pesciolini latterini. Peccato che non ho trovato l'alborelle, comunque sono simili. I latterini sono simili all'alborelle, super giù, perché non va scartato niente. Poi ci vuole l'olio per friggere, eccolo qua. E come ultimo ingrediente ci vuole la farina bianca. È una ricetta semplice, veloce e poi chi piace il pesce, questo qua è veramente buono perché non si scarta assolutamente niente. E niente, adesso prendiamo una padella, però prima vi farò vedere il passaggio. Io mi sono appena lavato le mani, ricordatevi che prima di cucinare lavarsi le mani per l'igiene, perché è una cosa normalissima. Adesso andiamo a preparare il tutto. Allora, mi stavo dimenticando la cosa più importante: latterini, lo dice apposta, vanno immersi prima in 250 ml, quindi andremo a versare il latte in questa ciotolina qua fashion, naturalmente rosa, dettagli. Andiamo a versare 250 ml di latte qua col rosa. Scusa, allora versiamo 250 ml. Comunque ti conviene metterlo giù. Vediamo se ci siamo. Sì. Ecco fatto. Abbiamo raggiunto i 250 ml. Guardate la coincidenza. Rosa, rosa. Qua siamo circondati dal rosa. Ma è un caso. Allora, un dettaglio. Versiamo il latte in questa ciotola rosa. Ora andiamo a prendere i nostri latterini, guardate qua, uno di qua, andiamo a aprire la confezione. Io non so perché fanno le aperture, ma bisogna prendere la forbice. Ecco, purtroppo non ho la forbice portata di mano, ma c'ho il coltello che taglia bene. Così. Ecco fatto. Ora andiamo a immergere i nostri latterini nel latte. Guardate che belli, piccolini, piccolini, piccolini. Naturalmente ho le mani pulite, quindi mi posso permettere di fare questo passaggio. Andiamo a inzuppare. Facciamo una cosa omogenea in modo che tutti i latterini siano completamente immersi nel latte. E li lasciamo, come si dice, a bagnomaria nel latte per una decina di minuti, in modo che il latte assorba tutto e viene una buona infarinatura. Sono congelati, infatti mi sto congelando le dita, è una cosa proprio... La prossima volta mi devo ricordare di tirarli fuori prima dal freezer. Comunque dai, ci siamo. Ancora un po' di gelati, mi sto ibernando le dita. Ecco, direi che l'operazione ci siamo, dai. Lasciamoli così. Ora li lasciamo così per 10 minuti, in modo che poi con la farina, metto la farina in un piatto piano,
ci vado a mettere la farina nel piatto piano e li posso infarinare tranquillamente e rimane un'impanatura perfetta. Allora, sono andato ad aggiungere ancora del latte perché era poco, vado a dare un'ultima amalgamatina, infatti si stanno sciogliendo perché tutto quello che vedete sopra è semplicemente ghiaccio. Ecco, abbiamo l'ultima proprio scrollatina. Voce chiara che mi sta riprendendo col naso tappato perché non sopporta l'odore del pesce. È veramente agghiacciante, guardate. No, sono qua così perché veramente una puzza di pesce, mamma mia. Adesso ho fatto tutto quanto, mi do una sciacquata le mani e poi iniziamo l'opera. Ecco, adesso ho preso il piatto piano, farina, e andiamo a mettere la farina nel piatto. Adoro cucinare il pesce, adoro. Ecco, per ora è sufficiente così. Prendiamo il nostro pesce, lo andiamo a strizzare sempre senza romperli perché sono delicati. E andiamo a buttare nella farina. Ora infariniamo per bene. Vedete che come sono ben infarinati? Allora diamo un'ultima ripassata a questa prima fase. Ora lo metto qua perché a Chiara gli sta venendo la nausea perché odia il pesce. Prendiamo questo piatto qua vuoto e andiamo a metterci i nostri pesci infarinati. Li distribuiamo bene, mi raccomando delicatamente perché questi sono pesci veramente piccoli, prima che si sbriciolano tutti nelle mani e poi non mangiamo più niente. E adesso vado anche a mettere l'olio nella padella per farlo scaldare bene. Vediamo se ci sono altri pesciolini qua dentro, perché sono con la farina sono talmente piccoli. Vedete qua che ingannano l'occhio. E questi non devono scappare perché devono finire il mio stomaco. Blah. È troppo forte l'odore di pesce, mamma mia. Ora, come fate a mangiare il pesce? Andiamo a mettere ancora farina. E ripetiamo ancora l'operazione. Prendiamo i pesci, andiamo a strizzare bene. Vi assicuro che per chi adora il pesce sono veramente formidabili. Ora faccio questa operazione anche per i restanti pesci. Finita questa andiamo a... E quindi ci vediamo dopo. Ci vediamo con il passaggio della friggitura. Ecco, abbiamo messo l'olio nella pentola e ora andiamo a mettere i nostri pesciolini a friggere piano. Perché questa qua è la procedura. Non troppi, no,
qua andiamo a fare il disastro. Direi che questi sono sufficienti per il primo passaggio. Paletta di plastica. Questo procedimento lo devo fare finché non sono tutti fritti, vedete che poi non ci mette tanto, e passiamo dopo all'impiattamento. Bene, ecco qua il risultato. Una volta fritti, sono pronti per essere mangiati. Volendo ci possiamo mettere un po' di sale, un po' di limone, e il gioco è fatto. Poso la forchetta. Bene, spero che questa video ricetta a base di pesce vi sia piaciuta, che abbiate preso spunto, che sia stato all'oiea, parli di scherzi. Bene, ringrazio tutti gli iscritti di sempre, i nuovi iscritti, vi invito ad iscrivervi sempre di più perché su questo canale video ricette, challenge, live, video, mukbang, insomma di tutto e di più. Iscrivetevi anche al canale Chiara Alessandro e Chiara Alessandro ASMR. Vi aspetto tutti quanti, se no vi viene a prendere a casa. Vi ringrazio, un bacione, il solito Ia e alla prossima, ciao ciao!